Non so, c'è qualcosa che mi puzza, a parte la pancia Come va, del Mimì? serpente, Beh, non appunto. posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Hai mai sentito Ecco, ce l'ha l'espressione buttata. sfidare la sorte? L'ha appena fatto. L'ha appena fatto. Che è la cosa? Mannaggia Atreus, che non sta zitto mai. Quindi come usciamo? Segnaliamo. Tenetevi. Che Oh succede? mamma. È stato piuttosto terrificante che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. No, qualcosa non va. Che gli Oh succede? mamma. Non va bene. Meno male, è finita. L'hanno colpito. No, vai, Cos'è? dobbiamo uscire. Sbrighiamoci. Non posso che Dobbiamo concordare. uscire. Ah, parte se è claustrofobico, dobbiamo uscire. Per favore usciamo, vi prego. Ecco qua. La barca si muove. Sto per ho preso. Come si sente? No? Oh mamma. Ragazzo. Ragazzo. Sto bene. Mi ci sto quasi abituando. No. Che gli è successo? Siamo stati noi. No, qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda. Odino. C'è la guida di Dino. Non è Freya? Freya. Possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Eccolo. Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea di quanto mi siete costati? Figlio mio. Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio Che tu. cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso
Mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Non ti no, è bastato. No. Pezzi in me. Devi andare. No, ci fai fra. Devi smettere di farlo. Oh merda. No, ma... Fuori dai piedi! No, si apra! Pizzi, merda! No, Freya! No, Freya, non mi rompere il palo! Abbiamo un conto a spesa! No. Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo. No. No, Atreus. Tu sanguini. Respira, ragazzo. Respira. Non è il mio sangue. Oh, che sta succedendo? Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. Ora è vulnerabile. Oh, mo so cazzi tuoi. Madre! Oh! Che succede? Freya può ucciderci. No, hai sentito il vento? Ci muoviamo. Quella freccia, Baldur ha colpito il vischio. Nella cinghia della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Freya era maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Può essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. Mamma mia. Quindi è arrivato il momento di Baldur. Diciamo. Ma che? Controlla quella cosa. Non vi fischiate. Lo farò ragionare. No, donna. Non puoi. Vuole ucciderti. Nessuno può fermarmi. Neanche tu. Grazie. Dov'è? Non mi importa se mi uccide. Io lo proteggerò. Non lo lascerò morire. Ma Freya, devo la fissa. Presto sarà tutto finito. Dove? Là. La devi smettere. Ora. Dai, c'è stata la prima scossa di terremoto, quindi ottimo. Farà sentire direi. Così bene. Ancora, ancora, ne voglio ancora. Ah, muore Baldur.
sento! Bello! No! Freya, con la fessa! Vedi? Questo ti fermerà! Oh! Sei debole, madre! Ancora! Freddo? Ti piace il freddo? Dov'è? Pezzi merda. Ah sì? Cosa cazzo tu, Paolo? Freya non capisce. Freya non capirà mai. Via. Atreus. Atreus. Sono qua su. Sto bene. E io sto benissimo. Non mi sono mai sentito così vivo. Ora basta. Arriva. No, no, no. Treu. Sì. Sì, sì. Fenomenale. Incredibile. Qui non fai una brutta fine. No, non mi rompere il palo, non mi rompere il palo. Eccolo. Madre! Ti ucciderò! Oh. Ma, così? Cioè, però è fatto bello che lei vorrebbe pure farsi uccidere. Guarda, fesso, sai? Là, fermalo! Per favore, abbiamo sofferto abbastanza. Zitta, ma... No! Vai, vai, vai. No. Ah!
Vai, scocca. Bello. Vai a terra, vai. Prima che moriate, io voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Aroni. Ecco qua. Cosa? Perché non morite? Mamma! Oh mamma. La mia magia. Non potevo lasciarti morire, devi capire. No. Pezzi di merda. Vai Addi, vai cazzi tuoi. Dai, zitta! Oh. Perché non mi state a posto? No! Bam! 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 Un, due, tre. Mamma mia! Mamma mia! No, che adesso va la pace. Guardate, ho un'idea. Ragazzo. Sei stato bravo. Continuo. Avanti! Fallo! Fallo! Fermati, ti prego! È sconfitto, padre. Non nuocere. Tu non ci darai più la caccia e non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Oh.
Ho fatto molti errori, lo so. Ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisco. Se vedermi morta risolverà le cose. Non ti fermerò. Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene, io ti... No! Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere da soli. No, figlio mio, mio adorato dolce figlio. No, no. Freya. Lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Ecco, sapevo che ci mettevamo contro. Il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privato di ogni cosa. Di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui... Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Eccolo. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello Hell era tuo padre. È questo il destino degli dèi? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi.
Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Finalmente! Lo so che mi chiami crepuscolare. Ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo sì, ci romperò il cazzo. Un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Appunto. Siamo accostati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya. L'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita. Ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide.